Ben ritrovati all'appuntamento con 45 giri. Oggi è una puntata speciale. Vado subito a presentare l'ospite. Infatti è con noi Lucia di Felice Antonio, ovvero la direttrice della casa circondariale di Marino del Tronto, il Buongiorno. supercarcere di sicurezza. Buon pomeriggio, grazie di essere qui con noi. L'ho presentata subito perché adesso faccio una piccola presentazione, perché devo dire che in Italia, e l'ho scoperto tra l'altro da poco, quasi l'80% dei direttori di carcere sono donne. E le Marche non fanno eccezione a questo punto, visto che comunque Lucia è da 10 anni alla guida del penitenziario di Marino del Tronto, che è un carcere, ricordavo, di massima sicurezza. E oggi poi faremo il punto anche sulla sua esperienza, provando anche ad immaginare un carcere diverso, rispettoso della dignità e della qualità della vita dei detenuti in un paese, tra l'altro, come il nostro, condannato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, questo ricordiamolo. Per le condizioni spesso al limite delle strutture detentive, quindi proveremo a parlare anche di questo. Poi anche il titolo della trasmissione odierna di questo 45 giri, che è La libertà come meta. Partiamo da questa premessa, quindi dal fatto che in Italia l'80% dei direttori di carcere sono donne. Forse perché c'è particolarmente bisogno di donne all'interno di queste strutture. Quello di Ascoli Piceno, per esempio, è un istituto maschile, quindi i detenuti sono esclusivamente uomini, e come tutti gli istituti penitenziari è una realtà chiusa e quindi l'apporto del femminile è particolarmente importante. E poi laddove si fanno concorsi pubblici, evidentemente noi siamo più studiose e quindi spesso le donne vincitrici di concorso sono più numerose degli uomini. Ma come arriva una donna a diventare direttrice di un carcere? Allora, io posso Quali possono raccontarle essere le scelte? le racconto la mia Esatto. esperienza perché può essere in qualche modo significativa. Allora, io ho studiato giurisprudenza e ho messo piede per la prima volta in carcere in maniera assolutamente casuale, nel senso che cantavo in un coro polifonico e ci ho ospitato in carcere dell'Umbria per un concerto di beneficenza nel periodo natalizio. Io ho varcato quei cancelli, quelle stanze, ho visto un mondo a parte. E ho deciso che mi sarebbe piaciuto lavorare in carcere. Ho parlato molto col comandante, col direttore, con gli agenti con cui sono stata a contatto e ho deciso che mi sarebbe molto piaciuto lavorare in carcere. E quindi poi, vabbè, ho provato il concorso e sono stata fortunata perché il lavoro è anche più bello di quello che mi immaginavo, più entusiasmante, con tanti problemi, ma con grande soddisfazione, perché quando si fa un lavoro con piacere si fatica la metà. Quindi è stato un imprinting positivo, sicuramente da piccolina non pensava di poter diventare un Assolutamente. giorno il direttore del carcere, poi di un supercarcere come Marino del Tronto, che è un carcere di massima sicurezza, ricordiamo, anche con il settore del 41 bis. Sì, Ascoli è uno degli 8 istituti in Italia che ospitano la sezione di massima sicurezza. In Abruzzo c'è L'Aquila e poi abbiamo Ascoli. Quindi un istituto certo impegnativo anche perché la tipologia di detenuti è proprio variegata. Quindi abbiamo i detenuti comuni, il detenuto che uno ha in mente in genere quando pensa al detenuto, quindi i reati di furto, rapina, piccolo spaccio di droga. Però abbiamo poi la sezione di massima sicurezza, il 41 bis, il carcere duro a cui vengono sottoposti i boss delle varie organizzazioni criminali, mafia, camorra, 'ndrangheta e quindi i nomi che le possono venire in mente probabilmente li abbiamo ospitati o li abbiamo tuttora. Certo, tra questi c'è stato anche il capo clan, insomma il boss dei boss, possiamo chiamarlo Totorina. Sì, abbiamo ospitato Rina, abbiamo avuto Pippo Calò, Bagarella, il cognato di Rina, Cioè insomma il sì. clan dei Corleonesi proprio. Sì. È stato un po', ovviamente lei li avrà conosciuti, quindi com'è stato questo approccio nei Guardi, loro confronti? paradossalmente le sezioni dei detenuti comuni sono sotto un certo punto di vista anche più impegnative come lavoro, anche per la gente che ci lavora, perché lei deve pensare a sezioni sovraffollate in cui sono presenti detenuti italiani, stranieri, varie culture, varie religioni e quindi anche difficoltà di convivenza nelle celle sovraffollate. Nel reparto di massima sicurezza i problemi sono diversi, in genere i detenuti sono rispettosi, quando io faccio colloquio
stato con loro, anche veramente riverenti nei confronti della donna, eccetera. E il primo colloquio con Rina fu particolarmente simpatico perché ovviamente i colloqui si fanno, li faccio in presenza anche del comandante. Lui mi ha salutato, dottoressa, buongiorno. Dopodiché ha esposto il suo problema, però rivolgendosi al comandante, perché chiaramente rispetto per la donna, però poi di certe cose lui guardava il comandante, quindi era buffa questa cosa, questa dinamica inizialmente. Quindi comunque un rapporto quasi timoroso, quasi. È un rapporto particolare quello che si instaura con i detenuti. Comunque molti di loro, quando parliamo della massima sicurezza, stanno da noi per anni, molti di loro sono ergastolani, quindi si ha modo di incontrarli più volte, no? E con i detenuti del reparto comuni o anche della sezione protetta, perché abbiamo anche un altro reparto in cui teniamo i detenuti che per la tipologia di reato, quindi violenza sulle donne, violenza su bambini, subirebbero ritorsioni dagli altri detenuti e quindi sono separati dagli altri. Quindi pensi lei al lavoro magari della gente che si rapporta in maniera diversa con questo tipo di detenuto piuttosto che con l'altro, col detenuto di massima sicurezza. Quanti detenuti ha il supercarcere di Marina del Tronto in totale? Abbiamo 150 detenuti e il reparto di E non massima sicurezza, tantissimi non comunque. tantissimi, no. E la sezione dei 41 bis ospita quasi 50 detenuti, quindi è questa la particolarità dell'istituto. Abbiamo anche la sezione dei semiliberi, quindi detenuti che escono di giorno a lavorare e rientrano la sera in istituto. Quindi problemi di sovraffollamento che magari se ne parla, magari in altri penitenziari, soprattutto ecco, mi viene in mente anche il carcere di Castronio a Teramo che ha problemi atavici di sovraddimensionamento, di sovraffollamento dei detenuti. È Marino del vero, Tronto non ha questi problemi? è vero. Ce li ha parzialmente, nel senso che i 41 bis sono ognuno in cella singola, quindi nel reparto di massima sicurezza il problema non si pone. Gli altri detenuti sono sovraffollati, però fortunatamente il trend è in diminuzione ad Ascoli, come negli altri istituti d'Italia, a seguito degli interventi incisivi normativi dell'ultimo periodo. E quindi fortunatamente la situazione è un po' più vivibile rispetto a quella dell'anno scorso, di 2 anni fa. Molto resta ancora da fare, per esempio incrementare nel massimo possibile il ricorso alle misure alternative, perché la pena detentiva dovrebbe essere davvero l'estrema ratio, così l'ha tracciata il legislatore. Misure alternative, ma qual è il lavoro, cioè la giornata tipo di un direttore del carcere? Questo un po' penso che sia la curiosità un po' di tutti, Ragione. a che ora arriva, come anche Allora, posso diciamo dirle che alle 8 e il suo mezza. lavoro. Alle 8:30 inizia la giornata, dopodiché se ci fosse una giornata tipo saremmo già molto fortunati, nel Non c'è senso una non giornata c'è una tipo. giornata tipo, no. E non c'è una giornata tipo, nel senso si sa che si arriva alle 8:30, dopodiché si va a casa quando si finisce, nel senso che il lavoro è ogni giorno diverso, anche le situazioni critiche si propongono con una certa frequenza e le cose da fare sono tante, il direttore è responsabile della sicurezza, del trattamento rieducativo, c'è l'aspetto amministrativo, l'aspetto contabile, la tutela della salute del detenuto, quindi le situazioni da guardare, da vedere, da curare sono tante. Una giornata tipo davvero non esiste. Quindi poi la chiamano per ogni tipo di problema, se c'è qualche problema lei deve risolverlo. Certo, si lavora in questo Quindi, modo. ma la possono chiamare anche in Però qualsiasi ora, nel noi siamo senso. reperibili 24 ore al giorno e tutti i giorni, quindi tutti i giorni dell'anno, quindi il cellulare di servizio è sempre acceso, capita continuamente, può capitare il ricovero di un detenuto in orario notturno, può capitare qualsiasi emergenza. Cioè, lei in questi anni comunque ha girato abbastanza l'Italia, quindi ha visto anche altre realtà e poi comunque è stata in altre carceri. Sì, guardi, io sono proprio vibratiana perché sono nata a Civitella, anche adesso risiedo qui, però ho lavorato fuori per tanti anni, più di 10 anni, e ho iniziato il mio lavoro a Brindisi come vice direttore, poi a Rebibbia, sempre come vice direttore. Quella di Rebibbia è stata un'esperienza bellissima, mi ha insegnato molto nel Era lavoro. uno storico carcere, tra l'altro. Certo, anche all'avanguardia nel trattamento, nelle iniziative di questo genere, e questa impronta ho cercato di portarla anche ad Ascoli.
Non so fino a che punto ci sono riuscita, però facendo un bilancio tutto sommato sono tante le cose belle che realizziamo, anche perché ho la fortuna di avere dei validi collaboratori, nel senso da soli non faremmo nulla, si lavora in squadra, la polizia penitenziaria è fantastica, è veramente disponibile, brillante, preparata. Io dico sempre che l'agente di polizia penitenziaria non è solo un agente, è un educatore, uno psicologo, un assistente sociale, davvero si chiede molto a chi collabora con me. Quanti collaboratori ha il carcere di Marina del Tronto? Sono più o meno 150 agenti, proprio perché la sezione di massima sicurezza assorbe molta della forza Quindi lavoro lì un in agente servizio. ogni detenuto, quasi. Più o meno. Lei consideri che i turni sono sulle 24 ore, naturalmente, consideri tutti gli impegni a livello processuale. Da qualche anno, fortunatamente, abbiamo ad Ascoli le sale videoconferenza, cioè le udienze processuali dei 41 bis si celebrano in istituto, quindi il detenuto non viene tradotto, pensi lei ai processi che si celebrano tuttora in Sicilia, in Campania, piuttosto che in Calabria. Prima c'era questo pendolarismo del detenuto che veniva tradotto, con grave Nelle aule rischio anche per la bunker. collettività. Certo, fortunatamente con le videoconferenze abbiamo inciso in maniera forte, insomma, in questo contesto. Più, insomma, gli agenti, più gli altri collaboratori che entrano, psicologi, assistenti. Assistenti sociali, psicologi, educatori, abbiamo il personale sanitario. Il carcere è un piccolo mondo, guardi, un piccolo mondo. Un piccolo mondo di cui spesso si conosce poco. Si conosce anche poco la realtà che si vive lì dentro. Lei ha qualche anche aneddoto da raccontare? Il carcere si conosce poco e guardi, mi viene subito un senso di colpa e anzi la ringrazio per l'opportunità che mi ha dato per essere qui, perché la colpa è anche un po' nostra, nel senso i giornalisti hanno le loro colpe, perché di carcere si parla, ma forse è inevitabile quando c'è qualcosa che fa notizia, quindi l'evento è negativo, il detenuto che non rientra dal permesso, oppure il fatto eclatante, il detenuto tradotto in carcere. Però nel carcere ci sono tante realtà positive e noi dovremmo farlo conoscere meglio. Io dico sempre che il muro di cinta del carcere, quindi proprio le mura che circondano il carcere, sono una specie di barriera psicologica. Non solo una barriera fisica, ma c'è un meccanismo di difesa che scatta, nel senso che il cittadino pensa, beh, se i cattivi sono lì dentro, noi fuori siamo gli onesti, no? E invece non è così semplice. Quindi abbattere il pregiudizio significa questo. E sul muro di cinta dovremmo aprire delle finestre simboliche che permettono ai detenuti di, insomma, proiettare fuori il loro sguardo di speranza, perché poi finiranno la pena, dovranno rientrare in società e speriamo che rientrino come persone migliori rispetto a quelle che sono entrate. E poi è utile anche per i cittadini buttare uno sguardo dentro. Buttare uno sguardo dentro con le tante iniziative, perché lei prima parlava di misure Sì. alternative alla pena, quindi con le varie iniziative anche che si mettono in campo all'interno del penitenziario. Realizziamo tante attività, molte con l'aiuto dei volontari, perché le risorse sono poche, come lei sa, siamo in tempi di spending review e un aiuto importante ci viene dai volontari. Attraverso di loro realizziamo tante attività che riempiono la giornata del detenuto. Il problema non è solo quello del sovraffollamento, c'è cioè uno spazio troppo pieno, il problema è anche del tempo troppo vuoto, nel senso che se il detenuto, lei immagini un ragazzo di 20 anni, 25 anni, che trascorre la giornata chiuso in cella davanti alla TV, c'è qualcosa di costruttivo in questo, di rieducativo, non mi sembra. Se invece riusciamo a riempire il tempo di attività, forse riusciamo veramente a trasformare questa persona, no? A recuperarla, a far maturare scelte di vita più rispettose della legalità. E gli strumenti sono quelli, se lei ci pensa, che permettono a ognuno di noi di crescere, a cominciare dalla scuola, la possibilità di studiare, di imparare un lavoro, i corsi di formazione professionale e poi le attività culturali, per cui abbiamo per esempio un corso di scuola media, di alfabetizzazione per i detenuti stranieri e poi tante attività culturali. Abbiamo anche un giornalino, io e Caino, con cui cerchiamo di far conoscere fuori le iniziative che realizziamo all'interno. Questo è un, tra l'altro, se possiamo inquadrarlo, comunque se la regia Sì. riesce a inquadrarlo, a mandarlo in onda, eccolo qui, io e Caino. Questo è proprio, c'è un'associazione che cura questo Sì. giornalino. C'è una giornalista professionista, volontaria, che collabora con noi e cura il giornalino. Tra l'altro il titolo è molto bello perché quando me l'hanno spiegato l'ha detto non è io cittadino e E Caino il Caino. detenuto. No, è un detenuto che parlando di sé ha detto io se penso al Caino che ero quando ho commesso il reato, quindi io e Caino sono io che mi
misuro con me stesso, come sono cambiato rispetto al reato che ho commesso e come posso ancora cambiare. Tra l'altro ricorda anche un po' il nome dell'associazione radicale Nessuno Tocchi Caino, Nessuno tocchi Caino, che da anni esatto. battaglia per il maggior rispetto e dignità Dei della vita dei detenuti, detenuti dei all'interno delle detenuti. carceri. Quando il legislatore ha scritto, no, nella Costituzione che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato, non è che aveva in mente chissà quale grande ideale etico, o forse sì, aveva anche in mente l'aspetto morale, no, del recuperare il cittadino, ma secondo me era un'idea molto pragmatica, nel senso che io cittadino, magari ho il vicino di casa che so che è in galera, io auspico che quando lui esce e torna a casa non venga di nuovo a rubare, a fare danno, ma che sia cambiato e non commetta più reati. Quindi avere un carcere rieducativo significa lavorare davvero per la sicurezza della società, cioè significa abbattere la recidiva, far sì che i detenuti non tornino di nuovo a commettere reati. Ma in questo il carcere di Marino del Tronto è un po' all'avanguardia, comunque tra le prime realtà italiane, o c'è Diciamo tanta che strada ancora da fare? ormai tutti gli istituti sono in quest'ottica, la strada da fare è ancora tanta. Io posso dirgli alcune iniziative, per esempio mi vengono in mente le giornate ecologiche, gruppi di detenuti che escono fuori a lavorare, sono venuti a lavorare a Sant'Egidio, a Civitella, a Nereto, e naturalmente nei comuni dell'Ascolano, cioè escono fuori a lavorare, puliscono strade, parchi, la spiaggia, la fortezza di Civitella e lo Alcuni fanno. sono stati utilizzati anche dal comune di Alba Certo, Alba Adriatica. Adriatica, come no? E questo lo fanno, è un lavoro naturalmente non retribuito e lo fanno in un'ottica riparativa rispetto al reato commesso. Hanno commesso il reato, vogliono riparare il danno nei confronti della collettività e lo fanno lavorando gratuitamente. E questo è pedagogico, cioè piuttosto che stare chiuso in cella, svolge un'attività lavorativa e mi pare che la qualità della pena sia ben diversa nell'uno e nell'altro caso, però bisognerebbe incrementare ancora di più questo tipo di attività. C'è bisogno di fondi. C'è bisogno di fondi, ma c'è bisogno forse anche di ampliare un po' l'orizzonte, perché è vero che il lavoro detentivo è un lavoro retribuito, cioè il detenuto che lavora all'interno del carcere, perché poi i detenuti puliscono il carcere, cucinano, c'è la lavanderia, cioè il piccolo mondo di cui le parlavo prima, e questo tipo di lavoro è retribuito. I detenuti vogliono tutti lavorare, non c'è lavoro per tutti perché non abbiamo fondi e noi per esempio li facciamo lavorare in rotazione mese per mese e nel mese in cui non lavorano chiedono di fare volontariato e quindi come dire Cioè, si pur cresce di piano ammazzare piano. il tempo. Certo, pur di ammazzare il tempo, ma una persona che comincia ad acquistare consapevolezza ha voglia di fare qualcosa. Per esempio, sempre con i volontari fanno attività di bricolage, cioè realizzano dei piccoli lavori e poi escono a venderli nelle bancarelle. Con ricavato abbiamo adottato a distanza una bambina in Malawi. Quindi i detenuti che iniziano a percepirsi come risorsa, non come rifiuto della società, cioè anch'io ho qualcosa da dare alla società. Comincia a percepirsi come persona che può tirare fuori da sé quello che di meglio ha, non solo quello che di peggio ognuno di noi ha dentro, no? Se ci pensa. No, quello che ci sta dicendo poi non corrisponde spesso a quello che poi nell'immaginario collettivo della comunicazione si ha come idea del carcere. Si pensa spesso ad altro. Ripeto, la colpa è un po' nostra, di noi operatori, che riusciamo a far conoscere poco di tutto ciò che di positivo questo mondo ha. Un altro aspetto che mi viene in mente, noi abbiamo realizzato tanti incontri con le scuole, nel senso di operatori o detenuti che si sono recati a scuola ad incontrare le scolaresche, o nel senso di scuole che sono venute a visitare il carcere. Adesso abbiamo in programma una visita di una scuola di Sant'Egidio, per esempio. Allora, lei immagina una scolaresca, cioè ragazzi di 18 anni, che si trovano di fronte a un detenuto poco più grande di loro, perché poi parliamo di ragazzi di 20-25 anni, che gli dice: guarda che io ci sono passato, davvero non ti fare di canne, non ti fare di coca, non ti fare di. Cioè, pensi all'incisività di questo messaggio rispetto alle mille prediche che può fare il genitore o l'insegnante, il professore. Cioè, pensi a quanto può essere formativo per un ragazzo, per uno studente, trovarsi a varcare il carcere a incontrare un detenuto. Il carcere è una risorsa anche in questo senso. Certo, tanto pregherei la regia magari di mandare in onda delle immagini del carcere di Marino del Tronto, abbiamo una clip
in cui poi faremo vedere anche un servizio su un'iniziativa che si chiama Coloriamo il carcere. E io le volevo chiedere, eccolo qui, la casa circondariale di Ascoli Piceno, ma ha un aneddoto da raccontare, magari se qualche detenuto poi è venuto anche a ringraziarla personalmente Questa per è la il cosa lavoro più, svolto. questa è la cosa più bella, perché il nostro lavoro è un po' come il lavoro degli insegnanti, no? Che non toccano con mano il risultato del loro lavoro. Però se ripensiamo agli insegnanti che abbiamo avuto a scuola, probabilmente ci rendiamo conto di quanto siamo stati fortunati. E per noi operatori, ecco, del trattamento è la stessa cosa. Spesso non vediamo i risultati, ma quando capita che il detenuto esce e magari ti scrive una lettera di ringraziamento per il senso di umanità, per le opportunità che ha avuto, beh, questo è un risultato brillante per noi. Oppure posso raccontarle magari del detenuto, è capitato più di una volta, abbiamo magari organizzato lo spettacolo teatrale ed è capitato che un detenuto sia uscito nel frattempo e abbia chiesto, sia stato autorizzato dal magistrato a tornare in istituto per rappresentare lo spettacolo teatrale. Lei immagini uno che termina la pena, l'ultima cosa che vuole fare nella sua vita è pensare Rientrare. ancora al sì, ma proprio pensarci al carcere. Lì significa che veramente c'è stato un bel percorso, no? Certo, indubbiamente. Dicevamo di iniziative, tra poco faremo vedere, faremo una piccola pausa pubblicitaria, poi faremo vedere questo servizio di Coloriamo il carcere, che poi non è l'unica iniziativa in realtà, cioè non è la sola iniziativa fatta in questi mesi, se non sbaglio, ci sono anche iniziative legate a racconti, Sì. poesie. Abbiamo un bellissimo premio letterario che quest'anno è alla terza edizione, riservato ai detenuti di tutta Italia che scrivono e inviano i loro racconti. C'è una giuria presieduta da Giuseppe Piccioni, regista, che seleziona i racconti migliori che Eccolo qui. vengono poi pubblicati nei Vangeli del Carcere. Una bella qualità di scrittura, molto autentica, che dice la giuria, che trova molta autenticità in questi racconti, sì. Ne riparleremo anche nella seconda parte di questo. Ora facciamo una piccola pausa pubblicitaria e torniamo tra qualche istante. Eccoci qui, ben rientrati dopo la pausa pubblicitaria. Siamo con Lucia Di Felice Antonio, la direttrice del carcere, del supercarcere di sicurezza di Marino del Tronto. Tra l'altro è una nata in Val Vibrata, è una donna nata a Civitella, ma che Sì, vive se non vivo sbaglio, a tuttora, Sant'Omero, no, vivo tuttora a a Civitella, Civitella. ma in via Oltresalinello, che quindi è vicinissima a Garrufo. Vicinissima a Garrufo e sì, quindi al confine. sì. L'essere vibratiana le ha dato un DNA più forte? Così si dice, no? Che noi abruzzesi siamo particolarmente tenaci, tenaci e gentili, però. Stavamo parlando delle iniziative legate al carcere, legate appunto alle tante misure alternative. Poi abbiamo visto anche un'iniziativa legata invece a un libro, a un concorso di poesie e racconti. Sì, questo è un premio letterario che facciamo ad Ascoli, ormai alla terza edizione, riservato ai detenuti di tutta Italia. Tra l'altro sono arrivati tantissimi racconti nelle due edizioni precedenti e i migliori sono stati selezionati da una regia presieduta dal regista Giuseppe Piccioni, che quindi è venuto a trovarci più volte. La giuria ha molto elogiato la qualità della scrittura per l'autenticità che viene fuori da questi scritti e i migliori sono stati pubblicati appunto nei Vangeli del Carcere. Vangelo è buona novella, significa, no? Quindi ci piaceva anche questo Questo nome titolo. proprio Certo, come titolo, eccolo qui, la buona novella, tutto Vangeli ciò del Carcere, che è c'è di vero. buono nel carcere. A proposito di cose buone che arrivano dal carcere, accennavo prima all'iniziativa di Coloriamo il carcere, ho visto anche qualcosa prima nelle Sì. immagini, nella clip. Questa è stata un'interessante iniziativa in cui avete fatto colorare, avete dato del colore all'interno Abbiamo dato del. del colore, qui invece il pretesto è stato il comandante che mi diceva: oh, dottore, ma fuori sfregiano i raters, i monumenti, eccetera, ma qui abbiamo tutte ste mura da colorare. E allora abbiamo parlato col presidente della provincia, abbiamo messo su insieme questo concorso riservato ai raters per proporre dei bozzetti e poi realizzarli all'interno del carcere. Quindi ci sono stati anche qui tre raters vincitori, uno era di Milano, un altro era dalla Sardegna.
E poi sono venuti dentro i writers insieme ai detenuti, hanno dipinto corridoi, pareti, interne ed esterne. Però abbiamo cominciato dalla sala colloqui. La sala colloqui è quella dove vengono i familiari a fare colloquio con i detenuti. I familiari significa anche bambini, bambini molto piccoli che si imbattono in sbarre, cemento, eccetera. Quindi abbiamo reso l'ambiente molto più colorato, con scene di cartoni animati, abbiamo messo giochi all'interno, cercando di rendere più vivibile e più umana anche l'ora di colloquio, che i piccoli, assolutamente innocenti, fanno con i loro genitori. Noi tra l'altro abbiamo proprio su questo un servizio da mostrarvi, tra l'altro c'è anche un'intervista all'artista, a uno degli artisti che quel giorno era Marino Del Tronto a colorare il carcere, vediamo. E auguri soprattutto a questi ragazzi che veramente mi danno una lezione di come non bisogna, diciamo, volare pindaricamente, bisogna volare basso, perché si possono poi accelerare talmente i motori e correre come uno shuttle verso la Luna, verso l'iperuranio, verso l'armonia della nostra esistenza. Sto tremando con le forbicine della scena. Si è tenuto presso il supercarcere di Ascoli Piceno la cerimonia di inaugurazione dei lavori della terza fase di Coloriamo il Carcere, un progetto a sfondo sociale che ha previsto la decorazione dei muri di sale comuni, corridoi e cortili interni dell'istituto penitenziario di Marino del Tronto, realizzato da artisti, writers e detenuti. Titolare del progetto il direttore della rivista del carcere Io e Caino, presenti il direttore dell'istituto Lucia Di Felice Antonio, il presidente di Confindustria Ascoli Bruno Bucciarelli, e l'assessore all'ambiente del comune di San Benedetto Paolo Canducci. Abbiamo ascoltato Andrea Tarli, l'artista che ha di fatto realizzato le opere con l'ausilio dei detenuti della casa circondariale di Ascoli. Allora, il significato, come ho già detto, nasce da una favola di Saramago, cioè ispirato a una favola di Saramago. E il titolo è L'isola sconosciuta. Praticamente è la favola di un uomo che chiede ad un re una caravella per cercare un'isola sconosciuta. Poi alla fine del libro si capisce che in realtà la vera isola sconosciuta è lui stesso con il viaggio che intraprenderà con questa caravella. Quindi questo è un augurio a chi è costretto a vivere qui dentro, ai detenuti, a mantenere il cervello libero comunque a pensare che prima o poi finirà questa pena e iniziare questo viaggio che lo riporterà veramente alla libertà. Sono in previsione altri murales come questo, vero? Qui al carcere, sì, penso che in primavera se ne farà un altro nella parete opposta. Non so se sarò io a realizzarlo, vedremo poi nel tempo. Questo può essere un significato, una speranza per chi è qui Questo è dentro. un augurio comunque per chi è qui dentro a ritrovare il prima possibile la libertà fisica, ma comunque a mantenere una libertà mentale finché si trovano qui dentro, perché poi comunque il vero problema del carcere è forse come trascorrere il tempo, mantenendo un po' la propria identità e non continuando comunque a proiettarsi all'esterno. Possiamo dire un tocco di colore in una zona Un tocco di molto. colore, sì, anche perché questa è una zona di passaggio che porta alla sala colloqui, quindi molte persone non detenute vedranno questo murales. Questo serve forse più a chi non vive veramente qui dentro che a chi ci vive, se non durante la realizzazione, perché siamo stati insieme con dei ragazzi per realizzare questo murales, che mi hanno aiutato e fatto compagnia e spiegando un po' le dinamiche carcerarie come non avrei assolutamente percepito stando qui in cortile. Bellissimo servizio, davvero. Tra l'altro abbiamo visto questa caravella, no? Di cui l'artista Andrea Tarli parla, una caravella che possa magari sospingere verso la libertà, È vero, non solo fisica, ma una anche caravella mentale. che squarcia il muro, no? Squarcia quel muro, se lei vede c'è uno squarcio, quindi è bello anche il messaggio simbolico, perché poi la libertà, lei parlava di libertà Come meta. come meta, però la libertà bisogna costruirsela, no? Siamo liberi nella misura in cui siamo persone di cultura, persone che sviluppano un senso critico, persone capaci di pensare con la propria testa, quindi è un percorso. E il carcere può essere un momento di ripartenza anche in questo senso.
È posizionata nell'ingresso, se non sbaglio, poi da lì si accede. Alle zone detentive, sì. Dietro si vede uno scorcio verde, quello è l'orto, il nostro orto interno, curato anche quello da detenuti con volontari che ci hanno insegnato. Ed è bello vedere questi prodotti, pomodori, verdure, prodotti detenuti che poi usiamo per la nostra mensa. Oh, li abbiamo usati anche per il corso di pizzaiolo che si è concluso da poco. Tra i nostri istruttori c'era anche Quindi c'è anche un corso da Come no, pizzaiolo. certo. Cerchiamo di insegnare anche una professione, no? Che permetta di fare scelte di vita diverse rispetto a quella di commettere reati. E siccome sul mercato mancano alcune professionalità, come quello del pizzaiolo, del cuoco, ci siamo orientati su questo tipo di corso. E poi, sì, stava dicendo, perché abbiamo visto anche questa bellissima, per un attimo abbiamo visto questa bellissima sala colloqui, come è stata trasformata. Ha visto? È diventata una sala colloqui degna di accogliere un bambino, che insomma farlo accogliere da sbarre, pareti, grigie, mura di cinta non è una cosa proprio bella. E invece quell'ambiente così accogliente sembra quasi una ludoteca, no? E quindi il bambino sta più serenamente col papà. Recentemente la signora Clementoni della fabbrica Clementoni Giocattoli ci ha anche regalato dei giochi per cui li può vedere, insomma, si vedono nell'angolo. È un ambiente un po' accogliente, insomma, affinché il bimbo non resti troppo traumatizzato quando viene a fare il colloquio col papà. I detenuti possono fare 6 colloqui mensili, una telefonata a settimana della durata di 10 minuti. I detenuti comuni, perché i 41 bis hanno un solo colloquio mensile col vetro divisorio a tutta altezza, quindi non c'è alcun Certo. contatto con i familiari. Uno dei problemi principali, ricordava anche il ragazzo, l'artista Andrea Talli, è la solitudine, stare lì da soli, la solitudine è difficile. Certo, ma infatti l'appoggio. Convivere con la solitudine 24 Certo, ore su 24. però se la solitudine la usi come momento per pensare, riflettere, no? Alle scelte di vita passate, a quello che ti aspetta in futuro, magari la riempi anche di contenuto. E poi ecco le attività che si fanno, dal corso di lettura, scrittura, musica, teatro, cineforum, il corso di pet therapy, abbiamo avuto gli ospiti a quattro zampe. E tutto questo può essere momento davvero di crescita, di riflessione, di scambio. Il detenuto che per la prima volta si imbatte in Kafka, hanno messo su la Metamorfosi, o in Shakespeare, non sa manco pronunciare il nome perché non sapeva manco dell'esistenza, o in Chopin, ascolta un brano, no? Penso che possa incidere su quello che lui ha pensato finora e quello che può pensare invece, no? Per il suo futuro. Per le sue scelte di vita future. Invece un direttore di carcere si sente mai solo? Sì, capita di sentirci soli, però. Poi è lì in mezzo tutti Sì, uomini in pratica. l'ambiente, certo, è un ambiente chiuso, per lo più ci sono uomini, però ormai, insomma. Siccome anche le donne direttrici sono tante, ci si è abituati anche a questo, davvero. Forse per i detenuti stranieri qualche volta sembra strano avere a che fare col direttore donna, no? A volte è col Maghreb, eccetera, però no, grossi problemi non ce ne sono. E invece, volendo ricordare la figura della sua collega, Armida Armida Miserere. Miserere, che è morta suicida A a Sulmona. Sulmona, A Sulmona. che ricordo sono passati diversi anni, 10 anni, anzi di più, credo quasi 12 anni, era il 2003. Lei in quel momento, direttrice di carcere, ha vissuto un attimo di solitudine particolare per poterla Certo, convincere a fare quel gesto estremo. io ho conosciuto Armida e tutti noi che l'abbiamo conosciuta siamo rimasti sconvolti perché lei era l'immagine della donna forte per eccellenza, forte, decisa. E davvero ti rendi conto come a volte quello che appare sia solo la scorza, no? Rispetto a un lavoro difficile che rischia di estenuarti. A volte è difficile, la particolarità di questo lavoro è che tu finisci di lavorare, stacchi, torni a casa, ma non riesci a staccare completamente perché è un lavoro che ti prende, hai a che fare con persone, con una fascia di persone sofferenti. E quindi è importante anche avere i tempi di recupero, avere a casa, ecco, una famiglia che ti accoglie, gli amici, cioè trovare il tempo anche per gli altri interessi nella vita.││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 
Infatti non a caso il lavoro anche del poliziotto penitenziario è un lavoro a forte rischio di burnout, no? Perché è un lavoro pesante sotto tanti aspetti. E resta bene questa cosa dal film che hanno fatto su Armida Miserere, che era impersonata dalla Valeria Golino, e ciò che viene fuori continuamente dal film era il senso di stanchezza, sono stanca, sono stanca. E bisogna riuscire a trovare la forza anche per tirarsi fuori da questi momenti difficili a volte, no? Ma si è mai sentita stanca? Lei si sente mai stanca? Capita, però ho la fortuna di avere... O in preda allo sconforto, perché poi è anche umano, è naturale che capiti, penso. Capita, perché non è un lavoro facile, le difficoltà non mancano, però ho la fortuna di avere uno splendido marito che è al mio fianco e degli splendidi amici, ho tanti interessi, cerco di trovare il tempo per curarli e quindi questo aiuta. Ma quali sono i momenti di sconforto? Cioè, cosa sono collegati in particolare? Nel mio caso, come dire, c'è sempre il dubbio di non riuscire a fare abbastanza, di poter fare qualcosa di più e magari non avere le energie, le risorse, eccetera, per portare avanti 1000 progetti che si hanno in mente. Quindi il mettere troppo anima nel proprio lavoro, è fondamentalmente vero, questo. È vero, però questo è un lavoro che si può fare solo in questo modo, perché non lavori con carte, lavori con persone, hai a che fare con persone. Se tornasse indietro, ovviamente rifarebbe questo lavoro. Rifarei lo stesso lavoro, sì, lo dico a distanza di tanti anni e sì, l'entusiasmo lo conservo. Che è una bellissima cosa, avere entusiasmo per il proprio lavoro, ma sulla riforma delle carceri, siamo nell'ultima parte tra l'altro del nostro colloquio di oggi, che ne pensa di questa riforma che poi da anni che si debba fare, in realtà poi non riesce mai a essere intavolata in un discorso concreto? Allora, magari anche inserita nella riforma della giustizia in toto. Certo, quando lei ha parlato dell'Italia condannata dalla Comunità Europea per il sovraffollamento, deve sapere che abbiamo condanne ancora più numerose, per esempio per la lunghezza eccessiva dei processi, quindi diciamo che la riforma del sistema penitenziario andrebbe inserita in un contesto più ampio di riforma della giustizia. Di riforma della giustizia, che è un grosso problema in questo momento nel nostro ordinamento. E, il nostro ordinamento penitenziario è del 75 ed è un ordinamento all'avanguardia. Ancora oggi si rileggono degli articoli, purtroppo ancora inattuati, e mi dico, ma il nostro legislatore già allora pensava a questo. Quindi non è stato attuato in realtà quello in che parte, in realtà già c'era nel 75. C'era già molto nel nostro ordinamento, sì, si tratta di attuare. Pensi solo una cosa, allora le celle detentive nel nostro ordinamento sono chiamate celle di pernottamento, il che significa celle in cui si dorme, il che significa che di giorno non devi stare chiuso in cella, devi stare fuori a lavorare, parlavo della scuola, la formazione professionale, le attività culturali, in cella ci vai a dormire. E noi dall'anno scorso abbiamo aperto le celle detentive durante il giorno, vengono richiuse la sera e i detenuti lì dentro dormono. Beh, questo è un... Sì, questa è una cosa che magari non è un'informazione che non arriva, però le celle detentive adesso sono aperte durante la giornata, i detenuti escono a fare attività, rientrano nelle celle per dormire. Questo era già previsto nell'ordinamento. E poi ci sono anche altre problematiche sulla riforma. Lei che tipo di riforma comunque no. vorrebbe? Guardi, la bacchetta magica non esiste. Forse bisognerebbe un po' recuperare la capacità che avevano i nostri padri, i nostri nonni, di pensare un po' in grande, no? Progetti grossi di riforma, cioè non tenere lo sguardo sempre basso sui problemi immediati. E poi il carcere dovrebbe essere, tornare a essere, cioè dovrebbe essere l'estrema ratio, non la risposta ad ogni problema a cui la società non riesce a trovare altre risposte. Voglio dire, un 30% dei detenuti sono tossicodipendenti, quello della tossicodipendenza è un problema grosso, un 40% ormai sono stranieri, anche il problema dell'immigrazione è un problema che andrebbe affrontato in maniera più globale, abbiamo tanti detenuti portatori di disagio psichico per esempio, anche questo è un problema, e il carcere non deve diventare la discarica di quei problemi a cui la società non riesce a dare altre risposte. E questo è il problema. Per quanto riguarda infatti la chiusura, appena detto, degli OPG,
Lì purtroppo questi detenuti devono essere reinseriti nelle varie carceri. Sì, devono essere inseriti nelle carceri o in strutture appositamente predisposte dalle regioni. Infatti la chiusura degli OPG viene Però spesso rinviata le di anno in strutture non anno. sono predisposte per prendere questi detenuti No, particolari. le strutture non ci sono ancora ed è questo il motivo per cui la riforma viene rinviata di anno in anno. Quest'anno dovrebbe essere l'anno della chiusura degli OPG. Non so se ce la faranno, se ce la faremo. Nel caso di Ascoli, non gliel'ho detto, abbiamo anche una sezione di osservazione psichiatrica, cioè in cui vengono i detenuti che hanno questa tipologia di problemi, per essere osservati quindi dagli altri istituti della regione e vedere se c'è una compatibilità o meno col regime detentivo. Perché tanto disinteresse, secondo lei, da parte della politica? Proprio come diceva lei, siamo considerati, tra virgolette, la discarica della società. Secondo me, guardi, forse ci sono anche problemi più impellenti, no? Quindi la crisi economica, il contesto difficile, le riforme da fare sono tante. Però ecco, ripartire, la frase che viene citata sempre, no? Le carceri sono, cioè la civiltà di un paese si misura dalle carceri. Ecco, se ripartiamo da lì, forse è una delle chiavi di trasformazione, no? Della nostra società, potrebbe essere ripensare il sistema detentivo e riuscire a pensarlo proprio diversamente da quello che è oggi. Senta, ha raccontato già qualche aneddoto con i detenuti, ma com'è il rapporto umano con i detenuti? Li considera un po' come suoi figli? Ha una parola forte. No, sì, è. I figli più difficili però sono, perché davvero a volte sono difficili. Sì, no, il rapporto è Figli quello. difficili, ma che se migliorano poi danno anche più Più soddisfazione, no? soddisfazione, vero? È vero, c'è anche questo. No, come le dicevo, ci si vede quotidianamente, insomma, ci si vede durante le attività, nei colloqui individuali, nelle attività di gruppo, per cui si instaura. Ma se non instauri un rapporto significativo, se non agganci il detenuto, questo vale per me, per l'educatore, Un per la fallimento. gente, sì, è un fallimento. Parti proprio dall'aggancio di ognuno di loro. Certo. Quali saranno le prossime iniziative legate alle attività all'interno del carcere? Guardi, già l'anno scorso abbiamo partecipato a Mi illumino di meno, cioè la giornata per il risparmio energetico, e lo slogan era spegni la TV, accendi un libro, cioè non potendo spegnere le luci in carcere per ovvi motivi. E allora i detenuti hanno tenuto spenta la TV e hanno preso dei libri dalla biblioteca e hanno dedicato la giornata alla lettura. Certo, in carcere si guarda tantissimo la TV, immagino. Eh sì. E quindi queste saranno le iniziative. Vabbè, poi sicuramente Coloriamo il carcere non si ferma lì, nel senso farete comunque altre iniziative legate alla pittura, ai murales o quant'altro. Coloriamo il carcere va avanti perché appunto c'è un intero istituto da colorare e quindi il Reuters ci ha già promesso che torna a Natarli e quindi sicuramente andremo avanti. In primavera ripartiamo con le giornate ecologiche e insomma non ci stanchiamo. Bene, 10 anni all'interno del penitenziario, ovviamente vorrà continuare a stare lì, oppure a qualche altra offerta, non so, tipologia che può interessare di lavoro. Allora, noi direttori abbiamo degli incarichi quinquennali, noi dirigenti, quindi teoricamente possiamo avere poi altri incarichi e Teoricamente, quindi cambiare sede, certo cambiare è arrivato il sede. 10º anno, quindi. Certo, è uno dei problemi per la donna che fa questo lavoro, no? Perché poi devi conciliare anche un eventuale trasferimento con le altre esigenze, quindi la famiglia, la cura, magari dei genitori, dei figli, no? E quindi anche il fatto di spostarsi per il lavoro non è così semplice a volte. Comunque ho già viaggiato tanto, le dicevo, ho lavorato in Puglia, ho lavorato nel Lazio. Quindi è E mentalmente predisposta. sono mentalmente predisposta, ma a me mi piace cambiare, sa? Mi piace cambiare perché lavorare tanto tempo nello stesso posto, poi magari anche gli stimoli si affievoliscono. Il che è positivo, una Ma visione certo, positiva. ma certo. Bene, siamo arrivati alla fine. Io ringrazio la direttrice del carcere della Casa Circondariale Marino del Tronto, Lucia Di Felicentone. Grazie ancora per essere stata Grazie a ospite. lei, buon Abbiamo lavoro. scoperto anche una realtà del carcere che spesso poco si conosce, qual è il lavoro all'interno, qual è il vissuto.
Anche abbiamo visto come lavora una direttrice del carcere. Grazie ancora. Grazie. E noi con 45 giri ci ritroveremo domani per un nuovo appuntamento. Arrivederci.